Presidenza del Senato la trasmissione audiovisiva, anche mediante il canale satellitare del Senato Web TV, ed è altresì pervenuto il consenso di ciascuno degli auditi alla pubblicità del proprio intervento. Do la parola alla dottoressa Maria Cristina Molfetta della Fondazione Migrantes. Prego per 7 minuti. Perfetto. Onorevole Presidente, onorevoli senatori e senatrici, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, come forse sapete, la Fondazione Migrantes è uno degli organismi della Conferenza Episcopale Italiana e questo vuol dire che abbiamo dei rappresentanti in tutte le diocesi d'Italia, cioè più di 220, e una presenza capillare nel territorio, e dall'altro abbiamo dei rapporti, uno sull'immigrazione, uno sugli italiani all'estero, uno sul diritto d'asilo, che curiamo tutti gli anni. E questo ci permette di avere una fotografia aggiornata sia in tempo reale che, come dire, facendo un'istantanea ogni anno di qual è la situazione. Quindi dal nostro punto di vista questa giornata che vuole, come dire, proporre un'attenzione sia rispetto allo sfruttamento lavorativo che riguarda diversi ambiti del nostro paese, che va dallo sfruttamento lavorativo che può avvenire in ambito domestico, in ambito agricolo, dentro ai cantieri, nei lavori teatrali e via dicendo, ci sembra molto molto importante. È vero che, come dire, lo sfruttamento lavorativo non riguarda solo le persone di un'altra nazionalità e di un altro colore di pelle, ma è anche vero che sicuramente le persone di un'altra nazionalità, di un altro colore di pelle, con un permesso di soggiorno più fragile o senza permesso di soggiorno sono molto più ricattabili e più sfruttabili, per cui esiste un gap che ormai è stato dimostrato ampiamente negli anni che riguarda più questa tipologia di persone. E così sempre dal nostro osservatorio è indubbio che il numero, le discriminazioni che riguardano anche, e qui parlo più del mio campo, cioè i richiedenti asilo, nel momento in cui entrano nel nostro paese, che possono essere sia dal primo arrivo, sia nella ricerca del lavoro che nella ricerca della casa, sono delle discriminazioni anche razziali, molto spesso legate al colore della pelle. Non vi parlo dell'odissee, che vuol dire per una persona nel nostro paese, anche con un permesso regolare e con un titolo di studio, riuscire a trovare una casa nel mercato libero. Quindi, proprio perché in realtà è un problema strutturale che però si incrocia all'interno di questo paese con una tolleranza molto elevata rispetto a quello che è il lavoro informale, noi crediamo che una giornata che riesca a fare un forte lavoro culturale, perché sicuramente questo è un grossissimo problema culturale del nostro paese, e quindi che possa lavorare all'interno delle scuole per provare a scardinare quelli che sono questi asset di discriminazione che si incrociano, sia quanto mai importante. Io credo di riuscire a essere anche più breve dei 7 minuti che mi sono stati dati e quindi, come dire, chiuderei qui perché veramente io credo che non servano troppe parole e troppi dati per dimostrare quanto sia urgente all'interno di questo paese lavorare su questa problematica. Chiudo solo con un ulteriore appello che è molto importante che nell'istituzione di questa giornata e nei lavori che si faranno dentro alle scuole le vittime dirette di questo sfruttamento abbiano un ruolo, perché in realtà è attraverso le loro voci, attraverso le loro testimonianze che noi possiamo toccare con mano quante gravi sono le ferite che abbiamo fatto a queste persone, quindi finalmente forse riuscire anche a mettere fine, così come sarebbe fondamentale che in realtà ci fosse un apparato di controllo, di monitoraggio, di accompagnamento molto più forte che evidentemente il nostro paese non ha. Non sarà un caso che da anni lo sfruttamento lavorativo va avanti e che la carenza del personale ispettivo per riuscire a fare dei controlli nelle diverse sedi è sempre, come dire, sottostimato. Mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buona continuazione dei lavori. Grazie dottoressa, un contributo molto utile. Do la parola adesso alla dottoressa Domenica D'Amico, operatrice del centro sociale ex Canapificio, Rete Solidale Castel Volturno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, sono particolarmente contenta di questa audizione che nasce dalla riflessione della possibilità di istituire una giornata
dedicata alle vittime di sfruttamento lavorativo e di odio razziale e che nasce da un fatto che sì, è stato un fatto locale, ossia la strage di Castel Volturno del 2008 e che però ha avuto una rilevanza nazionale per la sua importanza, per quanto lo Stato stesso ha investito diciamo come controbilanciamento di quella strage immediatamente negli anni successivi e quella particolarità oggi può essere la costruzione di un esempio e la possibilità di costruire proprio un momento da dedicare al superamento culturale, sociale di un cambiamento necessario, urgente, quale quello delle discriminazioni che si incrociano poi concretamente nello sfruttamento lavorativo. Noi come realtà associativa abbiamo un osservatorio privilegiato perché siamo un punto di riferimento storico dell'area di Castel Volturno e quindi possiamo affermare come dire, con sicurezza che il fatto che quella strage che proprio come dire, nelle fonti giudiziarie riteneva di dover imputare l'aggravante di odio razziale in quanto, e vi leggo un passaggio di una delle sentenze, essendo quella condotta diretta ad uccidere le vittime in quanto persone di colore ritenute inferiori e diverse, dunque strumentalizzabili per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Ecco, quella possibilità di strumentalizzare, approfittarsi di persone che non sono inferiori costitutivamente, ma che vengono rese inferiori da un problema culturale, dall'accettare una serie di atteggiamenti anche istituzionali che a volte diventano la prassi e la quotidianità, che quindi allontanano le persone dalle istituzioni, e diciamo era e probabilmente è ancora anche insito nella cultura camorrista che poi ha avuto l'incipit in quella strage del 2008. Come è stato ricordato nel disegno di legge, quelle sei vittime, quei sei ghanesi che erano arrivati in Italia per cercare lavoro e alcuni erano richiedenti asilo, erano tutti lavoratori che cercavano di sopravvivere lavorando come muratori, alcuni come carrozzieri, alcuni c'era il barbiere e c'era chi lavorava nelle campagne. Oggi, dopo tanti anni, dobbiamo dire che al tempo lo Stato, diciamo, elaborò un modello per contrastare la criminalità, che era quello, se ricordate, inaugurato dall'allora ministro Maroni, il modello Caserta, che metteva al centro il contrasto della criminalità attraverso l'unità di un'intelligence spinta che portò poi all'arresto dei criminali. Oggi però invece l'istituzione di questa giornata può mettere in risalto due aspetti. Uno, il fatto che la fragilità delle persone va da parte delle istituzioni arginata in tutti i modi e l'argine si pone soltanto, diciamo, con un avanzamento dei diritti e con un cambiamento sociale e culturale. Allora, da questo punto di vista vorrei ricordare che nell'area di Castel Volturno spesso ci sono delle conseguenze, come dire, disastrose, molto acuite di alcune disfunzioni che provoca, diciamo, anche l'attuale legislazione. Ad esempio, oggi ci sono tanti cittadini migranti in quest'area, ma anche nel resto del paese, che sono stati indeboliti dagli effetti dei decreti sicurezza, in seguito ai quali tante persone hanno perso il permesso di soggiorno. Nella nostra, diciamo, nel bacino dell'area di Castel Volturno parliamo di più di 2.000 persone che conosciamo direttamente. In Italia parliamo di 140.000 persone. Queste persone, quando hanno una condizione giuridica precaria,
come dire, e sono facilmente sfruttabili non solo sul lavoro, come ci ha già raccontato Cristina Molfetta, ma anche su tutta una serie di questioni che riguarda lo sfruttamento della casa. Nella nostra, diciamo, nell'area di Castel Volturno e del Napoletano non c'è tanto, non c'è tanto il problema di trovare un'abitazione, perché ci sono tante case sfitte, le famose seconde case, diciamo, degli italiani, mal tenute, che vengono affittati agli immigrati, ma diciamo c'è un sistema di sfruttamento gravissimo per come le persone sono costrette a vivere in queste condizioni abitative, e spesso l'abusivismo di diciamo, di queste abitazioni comporta il fatto, ad esempio, che le persone non riescano ad ottenere la residenza. Ora, tutto questo, diciamo, comporta una invisibilità, una sorta di inferiorità anche sociale delle persone, aggravate dalla condizione culturale. Quindi, noi ci siamo accorti che negli anni, celebrando in qualche modo, il senatore Rutolo ne è testimone, perché negli ultimi anni è sempre stato presente nel ricordo delle vittime della strage di Castel Volturno, è sempre fondamentale parlare con gli studenti e con le istituzioni di quella strage, perché ci ricorda quanto la discriminazione sia figlia innanzitutto di una necessità di emanciparsi proprio dal punto di vista dei diritti. Per cui crediamo che la connessione tra lo sfruttamento lavorativo, così sentito come problema nella nostra area, soprattutto dal punto di vista dell'edilizia, dell'agricoltura e della cura dei maestici, ma anche e soprattutto nell'ambito della ristorazione dei servizi, si incrocia fortemente con la discriminazione per il colore della pelle. Ripeto che da noi assume, da noi ma anche in altri luoghi d'Italia, ma l'area di Castel Volturno ha un unicum da questo punto di vista, e per cui probabilmente da questa giornata si può recuperare anche una distanza che negli ultimi anni man mano le istituzioni hanno cercato di colmare. Perché vorrei ricordare che inizialmente la strage di Castel Volturno era ricordata soltanto da pochi attivisti e dagli amici e dai parenti delle vittime, dalla rete associativa locale, perché come dire, anche dal punto istituzionale inizialmente c'era stata una distanza, e poi è proprio questa distanza che caratterizzò quella rivolta del giorno successivo alla strage dei migranti, che in qualche modo scesero in strada con la rabbia e l'impotenza di non poter riuscire a parlare con nessuna istituzione. Da allora tanta strada è stata fatta. Tante istanze diciamo, sono state, in tanti percorsi si sono avviate verso un avvicinamento sempre più importante, e quindi credo che l'istituzione di questa giornata possa essere veramente un faro rispetto alla brutalità di quella camorra che considerava quegli uomini senza un volto, senza una storia personale, ma tutti uguali, perché tanto i neri sono tutti uguali e vengono considerati come un disvalore in sé in quell'area. E quindi da partire da quella, diciamo, da quella considerazione, che trovava le radici comunque in una cultura accettata e che in parte è ancora molto presente nell'area di Castel Volturno, ma in tante parti d'Italia, oggi potrebbe essere veramente un passo avanti importante, un recupero della legalità e un segno fondamentale su cui costruire il cambiamento con maggiore legittimità. Grazie. Grazie. La parola adesso al professor Valerio Petrarca, ordinario di antropologia culturale all'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Prego, professore. Eccomi, buona giornata ancora. Sì, diciamo io nel campo dei miei studi ci sono alcune società dell'Africa occidentale che ho visitato sul terreno
E poi ho continuato, diciamo, anche attraverso un'osservazione proprio facendo capo al Centro Fernandez del direttore, il dottor Casale. E quindi in questi 7 minuti, diciamo, io vi proporrò degli aspetti, come dire, quasi disciplinari, tecnici, derivanti appunto dal lavoro che svolgo. Qui, insomma, c'è un disegno di legge che intende costruire una memoria a partire da fatti di sangue. Questa consuetudine, naturalmente, non è solo occidentale per varie ragioni. Diciamo, quasi tutte le società, prediligono il sangue per articolare una memoria. Solitamente avviene dentro la dimensione religiosa, per non fare esempi, come devo dire, esotici che mi costringerebbero a darvi altre informazioni e non stare nei tempi. Il cristianesimo si basa sui martiri, sul sangue versato dai martiri, ma non è solo un aspetto, come dire, religioso. Anche noi diciamo i martiri del Risorgimento, i martiri della Resistenza. Quindi è una consuetudine universale scegliere il sangue versato dagli innocenti, come articolazione della memoria, e cioè di un evento che noi non ci rassegniamo a perdere, ma che diventa un elemento di coesione sociale. Io ho molto, molto, molto apprezzato, ho letto quel poco che mi avete mandato in questo disegno di legge, e perché significa, come dire, alimentare, coagulare, rendere appunto memoria di fatti che non vogliamo immettere nel dimenticatoio. L'unica obiezione possibile a questo elemento, come dire, contro l'odio razziale e contro lo sfruttamento del lavoro, l'unica obiezione possibile sarebbe quella che vede nelle articolazioni della memoria, in un certo senso sacralizzate dal sangue versato, anche un elemento di divisione. Diciamo così che ogni microsocietà interna a una più grande società ha i suoi martiri. In questo caso direi che non c'è alcun pericolo che questa celebrazione della memoria diventi una celebrazione della memoria di parte, per un semplice fatto che questa strage, detta impropriamente, come vedete c'è sempre questa associazione, la strage di San Gennaro, due volte impropriamente, sia per la data, sia perché è un sangue, diciamo, versato con una certa, non so se riesco a spiegarmi, cioè questi migranti non sono stati uccisi perché avevano qualche ruolo. La loro condizione, come dire, di stanza sociale è pressoché passiva. Quindi una legge che si appropria di questo evento per non lasciarlo nel dimenticatoio, attinge a una dimensione, come dire, veramente universale, veramente generale, in cui tutta la nazione si può riconoscere. Mi spiego meglio. Questi 8 giovani non sono stati ammazzati, ripeto, perché erano sindacalisti, perché erano una controparte di qualche altra microsocietà. Sono stati ammazzati semplicemente perché erano neri. Questo
Quindi questa nostra, un elemento di coesione nazionale, cioè l'essere contro il razzismo, diciamo, allo stato puro, non può che essere, come dire, non può che favorire anche una coesione interna. Inoltre, se diventasse effettivamente una ricorrenza di carattere nazionale, la si spoglierebbe invece da elementi più di parte, diciamo così, di altre associazioni di cui faccio parte anch'io, che ne fanno, come dire, una memoria più particolare, cioè di una microsocietà. Se invece diventa una ricorrenza nazionale, si riuscirà, come dire, a coagulare dei sentimenti, delle idee, dei valori che non possono, come dire, non essere considerati nazionali, cioè comuni. E dunque anche non solo la giusta memoria per il sangue innocente versato, ma anche un elemento di coesione nazionale. Perché, come voi avete forse anche notato, questa memoria non è stata fatta propria dai migranti, cioè di tutti quelli che si sono mossi nell'intenzione di non lasciarla nel dimenticatoio della storia, sono tutte persone impegnate con i migranti, ma non è una festa dei migranti, non è una festa nel senso tecnico, cioè una ricorrenza, è una ricorrenza in cui i migranti anche si possono identificare grazie allo sforzo di alcune della società civile. Se facesse questo passaggio invece in una dimensione nazionale, ci potremmo tutti, veramente tutti, riconoscere in questo principio di base, che non ammette divisione, identificante sia la società nazionale sia i migranti che contribuiscono alla vita nazionale. Se ci sono obiezioni o richieste di chiarimento, sono qui. Io resterò ancora tutto il tempo possibile, poi vi saluto. Grazie professore per il suo contributo. Do la parola per l'ultima audizione programmata di questo ciclo ad Antonio Casale, direttore del centro Fernandez Caritas di Castel Volturno. Poi chiederò ai componenti della commissione se ci sono domande per i nostri esperti. Prego, dottor Casale. Buongiorno a tutti e un grazie di cuore alla commissione, al presidente, per aver voluto ascoltare anche me per questo importante momento della nostra storia. Io penso che veramente un grazie di cuore va in particolare al senatore Ruotolo, che ci segue tanto da vicino e che mi ha fornito questa possibilità, questo onore di parlare a voi tutti. Il centro Fernandez è una realtà della Caritas della diocesi di Capua che vive il territorio di Castel Volturno. È la chiesa che è incarnata su quel territorio e che ha visto sin dal primo momento dell'insorgere del fenomeno migratorio una sua presenza costante accanto ai migranti, attraverso le parrocchie, le opere di carità. Ma poi ha voluto fare un salto di qualità agli inizi degli anni 90, un salto di qualità che è in realtà la premessa, secondo me, è l'inizio, è l'incipit di quello che voi oggi, a distanza di 25 anni, avete saputo realizzare. È il nostro sogno. Cioè, noi abbiamo inaugurato l'opera Segno Fernandez, si chiamava così, proprio per dire che non era una semplice opera di accoglienza, di carità, che ce ne sono tante, ce ne sono state sempre, di vicinanza alle persone sofferenti, povere, indigenti. Il centro Fernandez nasceva per vincere, per affrontare una sfida, cioè quella appunto contro il razzismo, contro l'ostilità per il diverso, per lo straniero, in particolare in una terra già martoriata come quella dell'Interland Casertano, della costiera domiziana.
e quindi la paura del diverso, in particolare del nero che incarnava come capro espiatorio, incarna tuttora i mali di una società che è degradata, conosciamo bene per quali motivi, per l'abusivismo edilizio, per la prepotenza della malavita e per tutta una serie di cose. Per lunghi anni il nero, l'immigrato, il diverso ha incarnato tutti questi mali, ha fatto la funzione del capro espiatorio. Contro questo nasceva l'opera Fernandes, l'opera della Caritas di Capua, per dire che per essere un argine, per essere una promozione dei valori della convivenza, per dire appunto che la presenza delle persone immigrate su quel territorio doveva essere accolto come un valore. Noi vediamo in questa legge, in questo disegno di legge, veramente il punto di arrivo importante, che nasce da una storia lunga di quel territorio, che ha quasi una vocazione. Se si pensi a Jerry Maslow, uno dei primi migranti vittime diciamo del clima di odio. Lui era un po' il leader di una baraccopoli di più di 1.000 persone che vivevano a Villa Literno per lavorare nei campi, nei campi del pomodoro, nell'edilizia. E lui fu assassinato brutalmente, non direttamente per motivi razziali, ma perché l'immigrato viene considerato come persona di serie B, come è stato detto anche da chi ha parlato prima di me. E questa scommessa sull'immigrato che non è persona di serie B, ma è persona, ed è anche quella persona che porta nella nostra società una linfa di rinnovamento. Il professore Petrarca, da par suo, parlava di sangue. Effettivamente, la presenza dei migranti è una rigenerazione del sangue delle nostre società. Questo contro, diciamo, un pensiero che purtroppo a volte è dominante, invece di considerare l'immigrato persona diversa, persona pericolosa. Quindi il Centro Fernandes in questi lunghi anni ha ospitato più di 5.000 persone e la maggior parte di essi sono vittime di abusi sia nel campo lavorativo sia nel campo abitativo, che l'abitazione, che è la caratteristica del nostro territorio, cioè la residenzialità di tanti migranti, è un po' il punto, diciamo, decisivo dove si verifica lo sfruttamento delle persone, pagamenti di affitto, in nero. Alcuni episodi sono emblematici. Alcuni migranti venivano da noi a lamentarsi di essere cacciati fuori da casa, pur avendo pagato le ricevute così a nero fatte ogni mese, e noi vedendo quelle ricevute, su alcune di esse vedevamo scritte frasi ignobili, abusando dell'ignoranza della persona straniera che non conosce la lingua, vedevamo scritte a volte su queste ricevute: sporco nero, hai pagato anche questo mese, e anche cose irriferibili. Quindi questo clima che circonda queste persone è un clima veramente da sconfiggere. Con questa iniziativa noi potremo finalmente ridare dignità a quei migranti, e a loro, e attraverso di loro a tutti, che hanno pagato col sangue. Ancora oggi sul luogo della strage c'è solo una piccola stele fatta da mani di volontari con dei tubi molto umili, con una targa di ottone. Non c'è stata nessuna commemorazione, diciamo, nessuna iniziativa da parte delle istituzioni locali, non c'è stata la dedicazione di una strada. E quando c'è questa manifestazione siamo noi a coinvolgere le scuole, che sono sempre molto sensibili. Però è uno sforzo continuo, non c'è quell'afflato di massa che potrebbe chiamarsi resistenza, oggi parola molto attuale, resistenza. Noi da questa legge speriamo di poter continuare con la nostra povera testimonianza di Riccardo, Sergio Fernando, questa resistenza contro questi mostri dell'odio, del nazionalismo, della chiusura, perché
Per questo vi ringraziamo di cuore e restiamo sempre a vostra disposizione. Grazie al dottor Casale. A questo punto chiedo ai senatori presenti o collegati se ci sono domande per i nostri ospiti. Non ci sono, penso anch'io di doverli ringraziare, perché anche il fatto che non ci sono domande è l'attestazione che è molto molto chiaro quel che hanno detto e ci hanno fatto presente. Grazie davvero e vi auguro una buona giornata. E se vorrete, se vi è possibile, mandarci nei prossimi giorni in forma scritta anche un contributo, per noi è cosa estremamente gradita, benché quello che avete detto sia molto chiaro. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci.